Generale Ranieri, comandante della Taurinense. Allora, il Nizza Cavalleria va via, dovrebbero arrivare gli alpini della Taurinense, è così? Qui nella caserma Ditta di Modignani, sì, la caserma passerà sotto la responsabilità del terzo reggimento alpini. Ovviamente non tutte le strutture della caserma saranno probabilmente necessarie alle esigenze del terzo alpini, ma la destinazione d'uso finale è ancora tutta da stabilire. Quindi non si sa ancora quanti uomini e chi verranno all'interno di questa caserma? Non ancora, sicuramente di interesse la parte alloggiativa e il resto bisognerà ancora decidere. Quindi dal punto di vista operativo non si sa nulla? Proprio... Non si sa nulla, non ancora. Lei ci metterà una buona volontà per far sì che Pinerolo, dopo aver perso i dragoni, possa almeno mantenere gli alpini, no? Gli alpini ovviamente rimarranno, il terzo reggimento alpini rimarrà, ha la sua caserma Perardi e sfrutterà la caserma lasciata libera da Nizza per quanto sarà necessario e per soddisfare le proprie esigenze. Thank you.
Vento Antetti presenta Generale Sordi, lei è stato comandante del Nizza Cavalleria. Come si sente oggi? Qual è il suo animo? Molto triste. Molto triste perché Nizza e Pinerolo, nonostante i diverbi che ci sono stati negli anni, e così nessuno li può negare, in considerazione del fatto che sono stato qua anche da tenente negli anni 70, e Nizza per me, cioè Pinerolo e Nizza Pinerolo sono per, è come i litigi tra marito e moglie, ecco, questo è il concetto, che avvengono ma poi passano e ritorna tutto nel migliore dei modi. E mi dispiace, sono amareggiato in assoluto, anche perché in questa caserma ci ho passato 4 anni da colonnello e 3 anni da tenente.